Lei è Gaia, la mia cucciola, e questa è la sua prima volta al mare. Ebbene sì, oggi ho deciso di portare per la prima volta la mia cucciola al mare. Lei non aveva letteralmente idea di cosa stava per accadere, e io non sapevo se effettivamente il mare le sarebbe piaciuto oppure no. Una volta arrivata in spiaggia, come potete vedere, non era particolarmente contenta, anzi, era anche un po' spaventata. Passato qualche minuto ad incoraggiarla, ha iniziato finalmente a prendere un po' più confidenza con l'acqua, a bagnarsi leggermente, a correre sulla sabbia, ma non aveva ancora la minima intenzione di tuffarsi completamente in acqua. Così abbiamo provato ad invogliarla con un frisbee e dopo aver fallito il tentativo di prenderlo e portarla a riva senza bagnarsi del tutto, Gaia ha finalmente preso coraggio e ha deciso di entrare completamente in acqua. Beh, da quel momento in poi è andato tutto in discesa. La piccola peste si è completamente innamorata dell'acqua e ha iniziato a divertirsi come una matta. Ovviamente non potevo fare a meno di scattarle qualche foto. Inizialmente Gaia era davvero molto impacciata, mentre nuotava sembrava un vero e proprio ippopotamo. Tuttavia, nel giro di poco tempo, devo dire che è migliorata. Guardate com'era felice! I giochi che l'hanno divertita maggiormente sono stati sicuramente il lancio del frisbee e il lancio del legnetto. Noi li lanciavamo in acqua e lei, come una piccola foca, correva a prenderli. Tuttavia, ho notato che si è divertita molto anche a rincorrerci in acqua, a schizzare l'acqua con le zampe, a nuotare, a saltare. Insomma, il mare le è piaciuto sotto ogni punto di vista. Purtroppo, le è piaciuto tanto anche il rotolarsi nella sabbia e trasformarsi in una cotoletta impanata. Una volta sfinita, le ho rimesso il guinzaglio e siamo finalmente ritornate a casa. Guardate che sete che aveva! Una delle cose più importanti da fare dopo aver portato il cane al mare è sicuramente sciacquarlo con acqua dolce in modo da togliere sabbia e sale che altrimenti potrebbero irritare la cute. Io ho utilizzato una semplice pompa, ma nel caso in cui non si abbia a disposizione una pompa o comunque un fontanino, basterebbe portarsi un paio di bottiglie da casa. Terminata la fase di risciacquo, l'ho lasciata asciugare un po' sul prato e poi ho finito di asciugarla con il phon. Nonostante Gaia cercava di mangiare l'aria che usciva. Ed eccola qui dopo un'intensa mattinata al mare, sfinita ma importunata da una mosca.